Questo prodotto fa schifo. Questa è una cosa che non sentite mai dire a chi fa recensioni o fa prove di prodotti o comunque testa i prodotti. E perché io ve lo voglio dire sul mio prodotto? Perché non sono denunciabile, a meno che non mi autodenunci, ma questo non accade. È un esempio che vi voglio fare perché vi voglio appunto spiegare il motivo per il quale non sentirete mai nessuno prendere un prodotto, provarlo e dirvi: ragazzi, questo prodotto è una merda, fa schifo, non compratelo. Anche se c'è la voglia di dirlo, io ad esempio mi sono imposto una cosa: se devo provare un prodotto che so già che fa schifo, non lo provo. Oppure, se lo provo e mi accorgo che fa schifo, non ne parlo. Cosa ben diversa è se qualcuno appunto ti paga per dire che il prodotto è buono, e quello è un altro discorso. Non fa per me, nel senso che comunque io non sono a livelli da dover essere pagato per dire che un prodotto che fa schifo è buono. Normalmente, nel mio caso, mi danno un prodotto, io lo provo, è nella media, può essere un po' più bello, un po' più brutto, però è raro che faccia proprio schifo. È successo qualche volta, alla controparte gli ho detto: guarda, te lo rimando indietro, mi dispiace, non fa per me. Ma ci sono alcuni articoli dei quali a me piacerebbe veramente potervi dire: questo fa schifo, non compratelo, fatevi questo regalo, non compratelo. Ma non posso farlo perché i motivi sono due, diciamo. Uno è chiaramente il motivo legato al buon rapporto che si deve mantenere con chi ti dà il prodotto. Non fa mai piacere ricevere un parere negativo in modo pesante. Altra cosa è se io compro un prodotto, quindi non ho nessun rapporto con chi me l'ha dato, perché io me lo sono comprato, mi sono trovato un prodotto, lo sto utilizzando e mi trovo male. Ebbene, a questo punto io comunque non posso dire che questo prodotto fa schifo. Perché non posso dirlo? Perché è vero che in Italia esiste la libertà di opinione, ma c'è anche la legge sulla diffamazione, e queste due cose, essendo molto molto limite e vicine, prendersi una querela è un attimo. E per gli youtuber o gente che fa recensioni su Instagram e su YouTube, su tutti questi social, prendersi una querela da una società che può mettere avvocati su avvocati non fa mai piacere. Per questo che è difficilissimo, anzi praticamente è impossibile, che voi troviate un qualche contributo totalmente negativo. Fatevi delle domande, secondo me, se voi cercate su un prodotto particolare, cercate tante informazioni e non le trovate. Ecco, a quel punto lì, se un prodotto che normalmente dovrebbe avere tante recensioni non ha recensioni, uno dei motivi può essere quello che chi deve fare la recensione non la vuole fare perché non si sente di dover tradire il suo pubblico e quindi preferisce non parlarne. A quel punto ci sono poche recensioni di quell'articolo in giro, perché appunto la gente dice: cavoli, no, io la denuncia non me la voglio prendere. Prendere per il culo i miei follower non lo voglio fare. E qual è l'alternativa? Non ne parlo. Ed è l'unica alternativa che abbiamo noi per evitarci il discorso di querela. È vero che in Italia esiste la libertà di espressione, la libertà di pensiero e tutto, ma poi sono cose che se il biker domani mi denuncia, io, il biker youtuber, devo andare in tribunale e difendermi e metterci un sacco di soldi, un sacco di tempo. E non sai mai come va a finire, perché potrebbe avere ragione il biker bagnoschiuma, come invece potrebbe avere ragione il biker youtuber. Lì dipende dal giudice in quel momento come si è svegliato veramente, lì può decidere proprio deliberatamente lui se si tratta di una espressione personale oppure se si tratta di una diffamazione. È per questo che non troverete su internet un video del tipo: ragazzi, non comprate questo bagnoschiuma che è una merda, questo bagnoschiuma invece è fantastico, è il mio, va bene. Però appunto ci tenevo a farlo con questo mio bagnoschiuma, perché almeno facendolo di qua sono sicuro che nessuno mi denuncia, perché è il mio, quindi io non mi denuncio. Questo è importantissimo da sapere, ci tenevo davvero tanto a dirvelo, perché a volte io magari ricevo delle domande su articoli e quelle domande non ricevono risposta, perché io appunto, come dico, preferisco non rispondere piuttosto che prendermi dei rischi. Mi dispiace, è brutto da dire, sarebbe molto 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 bello se si potesse dire esattamente sempre quello che si pensa di un articolo, sarebbe fantastico, però purtroppo in Italia così funziona. E quindi spero che questo video vi possa tornare utile nella valutazione appunto dei video che trovate in giro. Ciao, alla prossima.